Servo, quali problematiche avete riscontrato nelle coste del Friuli Venezia Giulia e nello specifico nella laguna di Marano Grado? Ma noi nel corso di questi mesi abbiamo trovato molte ordinanze che vengono emesse dalle aziende sanitarie circa il divieto di immissione anche al consumo di molluschi, mitili che ci sono nelle nostre coste. Molto spesso questi divieti durano anche un mese, 2 settimane, a seconda del tempo che ci vuole per rifare le analisi, verificare la situazione e ovviamente revocare eventualmente quelle ordinanze. Le problematiche in genere sono ovviamente riguardano i batteri, c'è l'Escherichia coli che è diciamo, la più comune, ma ci sono anche altri tipi di infezioni che vengono poi anche rilevati dalle aziende sanitarie, per cui intervengono cautelativamente ovviamente con questo tipo di atti per cercare di anche solo di prevenire eventuali problemi per i cittadini. La difficoltà maggiore che noi abbiamo riscontrato invece è trovare queste ordinanze, perché le aziende sanitarie le mandano a quasi tutte le autorità competenti, le mandano anche ai comuni, però poi manca il passaggio successivo, chi avverte i cittadini. Qualche volta si fa qualche nota stampa, è successo anche a Trieste il 14 settembre scorso, per una specifica zona si trova anche una nota stampa dove si dice lì c'è il divieto di immissione al consumo. Ma c'è stata una successiva ordinanza del 18 di settembre che ha vietato diciamo, il consumo e la raccolta di questi molluschi in tutta la costa triestina e noi non siamo ancora riusciti a trovare l'eventuale ordinanza di revoca, per cui in questo momento non sappiamo se l'ordinanza è vigente oppure Quindi cosa chiedete in merito? no. Trasparenza. Come al solito, è tutto un discorso di trasparenza. Tutti gli atti pubblici, soprattutto questi che riguardano la tutela della salute umana, dovrebbero essere resi pubblici ai cittadini nel miglior modo possibile. È chiaro che pubblicare un'ordinanza solo sull'albo pretorio dei comuni non può essere sufficiente. I cittadini non vanno a vedere se gli aumentano le tasse nell'albo pretorio, figuratevi voi se vanno a vedere se c'è un'ordinanza di questo tipo. Bisogna trovare ovviamente il modo migliore, abbiamo internet, abbiamo i media, abbiamo i siti anche della regione, di ARPA, delle aziende sanitarie e sinceramente mettersi a perdere 2 ore di tempo come è capitato a noi per raccogliere tutte le informazioni è una cosa sinceramente ridicola.